Buongiorno a tutti, sono Isabella Rosa Pivot e per la mia rubrica video settimanale Isteria Social, la parola alle donne politiche valdostane sulle speech digitale, mi trovo in compagnia di Nicoletta Spencati, avvocato della Lega Valle d'Aosta, prima donna e prima leghista a ricoprire la carica del presidente in Valle d'Aosta. Ti faccio due domande sulle speech digitale. Allora, la prima è questa: hai degli episodi personali che vuoi portare a testimonianza di questo problema? Ti è capitato di ricevere odio, incitamento dell'odio sui social a livello digitale? Darò una risposta controcorrente, la risposta è assolutamente no. Non mi è mai capitato, premetto che io non uso i social, aborro i social, aborro tutto ciò che è una piazza non reale ma virtuale, aborro l'ipocrisia che c'è dietro tutti i social, perché la vita reale è tutt'altro e quindi bisognerebbe passare più tempo a leggere, a parlare con le persone, a fare sport, a stare in famiglia, a stare con i figli e non perdere tempo sui social. I social sono una piazza dove la gente si dimostra diversa rispetto a quello che è. La gente passa il tempo a farsi selfie e a guardare poi quanti like ha e riceve sui social e quindi misura il proprio valore, il proprio essere sulla base dei like che riceve. Trovo tutto questo assolutamente aberrante. I social sono una piazza assolutamente violenta, dove la gente che non ha il coraggio di affrontare le persone direttamente, però sui social utilizza ogni forma di violenza, perché questo è classico dei codardi. I codardi utilizzano la violenza virtuale, ma non hanno poi il coraggio di affrontare le persone direttamente. Però io trovo che non ci sia differenza tra uomo e donna. Questa è anche l'ulteriore differenza. Non c'è differenza tra uomo e donna, la violenza viene esercitata sulla piazza virtuale in tutte le maniere. Si continua a parlare solo di violenza nei confronti delle donne, ma la violenza nei confronti degli uomini non la mettiamo. Non è che gli uomini siano trattati peggio delle donne, non è che gli uomini siano insultati meno rispetto alle donne. Ma perché se una donna viene insultata allora diventa un problema sessista? Se un uomo viene insultato non è un problema. Vogliamo la parità? La parità deve essere a tutto campo, non solo nei confronti della violenza esercitata nei confronti delle donne. E poi le donne dovrebbero anche porsi un attimino una domanda, perché passano il tempo, tantissime donne passano il tempo a cercare di avere approvazione sui social quando non ne abbiamo assolutamente bisogno. Cioè la femminilità è qualcosa di talmente meraviglioso che la possiamo esercitare nei confronti della vita, nei confronti delle persone, nei confronti dei bambini, nei confronti degli anziani, nei confronti di tutto, della vita in generale, dell'amare la vita in generale, e dobbiamo passare il tempo a farci le fotografie sui social e poi a cercare di apparire per quello che non si è. Quindi insomma bisognerebbe rivedere un po' tante questioni. Noi abbiamo incentrato l'hate speech digitale perché è uscita la mappa sull'intolleranza da Vox, Osservatorio Italiano sui diritti, che diceva appunto che non solo le donne, perché gli attacchi sono rivolti a tantissimi gruppi ritenuti minoritari dalla mappa dell'intolleranza, e sono attacchi che loro ritengono sulla vita personale, a differenza invece di quelli maschili che giustamente ricevono attacchi in ugual maniera, ma sollevano il fatto che l'attacco è a livello più personale. Ritieni che sia una cosa dovuta quindi appunto ai social e che in realtà nel reale questa cosa non ci sarebbe, oppure non c'è in generale? Ecco, la mia domanda è questa. Allora, io nella vita faccio l'avvocato, adesso c'è una parentesi politica, ma nella vita sono un avvocato, ho incominciato da giovane a fare soprattutto il penale. Ero sempre in carcere, difendevo detenuti e persone con problemi pesanti, maschi, molto, molto più spesso maschi che femmine. Non ho mai ricevuto una discriminazione in quanto donna. Allora, sono sempre a contatto con il mondo maschile. Non ho mai avuto atteggiamenti fastidiosi, aggressivi. Bisogna saperli anche stoppare immediatamente. Allora il problema è, sì, sicuramente possono essere anche fatti apprezzamenti di tipo diverso e magari gli attacchi portati sul personale, ma punto primo,
È più grave essere attaccati per il proprio aspetto fisico, per come si è vestiti, pettinati, o essere attaccati per quello che si è intimamente e per quello che è la propria sfera personale? Quindi, se una donna viene attaccata per come è vestita, non vedo tutto questo scandalo, nel senso che è stupido. Ma per una donna è più grave essere attaccata per come è vestita, per come è pettinata, o per qualcosa di più profondo? Quindi io tutta questa, se anche a me vengono a insultarmi per come sono vestita, dico vabbè, finché gli insulti sono per come sono vestita, per come sono truccata, per come sono come donna, esteticamente non lo vedo tutto questo, cioè, un problema micidiale. Cioè, per me i problemi sono altri, cioè gli attacchi pesanti sono altri. Quindi anche su questo dovremmo rifare una valutazione, chiaramente non nel giro di mente vista, ma l'argomento sarebbe da approfondire. E poi comunque, ripeto, anche noi donne dobbiamo un attimo porci il problema di quello che realmente vogliamo ed avere anche un atteggiamento nei confronti della vita differente. Cioè, sta anche a noi puntare su altre cose, puntare meno su questioni estremamente più superficiali, senza rinnegare con questo, nella maniera più assoluta, il nostro essere femminili, il nostro essere donne, anzi, evidenziandolo, perché fa parte proprio della bellezza, della differenza tra uomo e donna. Ma quello che io non accetto è il fatto che si passi sempre il concetto che ormai il mondo maschile è un mondo cattivo, un mondo aggressivo, un mondo discriminatorio nei confronti della donna. Dico, non è così. Ci sono delle fasce, delle nicchie di discriminazione nei confronti delle donne, ma sono sempre più limitate. Ci sono tanti uomini stupidi che hanno degli atteggiamenti di questo tipo, ma sono la minoranza rispetto a quello che è il mondo maschile. Dobbiamo anche smetterla di piangere su noi stesse. Cioè, è arrivato anche il momento di smetterla di piangere su noi stesse. Perché essere donne è meraviglioso, portare avanti le battaglie sulle donne come femminismo. Quando io vedevo delle donne che portavano avanti in Parlamento le battaglie sulle donne, declinando, volendo necessariamente che in tutti gli atti le declinazioni degli aggettivi fossero portati anche al femminile, cioè degli aggettivi delle cariche politiche fossero portati anche al femminile, e queste erano le battaglie per le donne. Io da donna mi sento offesa, dico, ma saranno mica queste le battaglie sulle donne, per le donne. Le battaglie per le donne sono altre, le battaglie per le donne sono per far sì che ci siano le possibilità economiche di fare figli e di mandare all'asilo nido e senza doversi disarmare, avendo la possibilità per poterlo fare. Cioè, la tutela delle donne deve essere fatta a 360 gradi, eliminando le discriminazioni che ci possono essere nella carriera, ma sta anche a noi lottare perché tutto ciò non ci sia. Ma lottare, ma non in maniera formale, perché adesso che venga detto che dobbiamo declinare qualsiasi carica al femminile e questa diventa una grande battaglia per le donne, io da donna mi sento offesa. E se le donne poi anche sui social vengono offese perché portano avanti determinate battaglie, voglio dire, verrebbe attaccato un uomo alla stessa identica maniera. Cioè, sta nel gioco delle parti. Sta anche a noi, cioè non è che se una donna dice delle sciocchezze non può essere attaccata, e anche se dice cose giuste, perché io parto dal presupposto che si dice tanto che c'è una grande violenza, e infatti sarà poi anche il tema dopo, una grande violenza, perché se si dicono certe cose in tema di immigrazione necessariamente poi diventi una persona razzista, una persona fascista, e a me viene da ridere, perché dire delle cose di buon senso che non hanno nulla a che vedere con quello che è il razzismo, il fascismo e quant'altro, dà fastidio. Dà fastidio, e poi le persone che predicano tanto la pace, che predicano tanto la tolleranza, sono quelle più violente nei confronti delle persone che invece portano avanti queste idee, perché se non la pensi come loro, queste persone automaticamente sono profondamente violente nei confronti di chi non la pensa come loro. E allora, se sei una persona pacifista, ma lo sei a 360 gradi, non lo sei solo se uno dice esattamente quello che tu vuoi che venga detto, perché altrimenti va bene utilizzare la violenza in nome della pace, lo stesso concetto di quelli che vanno in giro a sfasciare le città in nome della pace. È veramente l'ipocrisia
più totale. Chiaro che sono tutti temi su cui bisognerebbe approfondire, non si riescono a portare avanti come slogan, magari il messaggio buttato lì così può essere fuorviante, però nel momento in cui lo si approfondisce, insomma, ci sarebbe la possibilità di dire qualcosa di più. Grazie dal punto di vista diverso, grazie a voi della visione e dell'ascolto.